Buongiorno ragazze, buona domenica, eccoci qua, ci facciamo un caffettino insieme. Oddio, c'ho un po' la voce, mi sono appena svegliata, quindi sono le 7:15, ma ora sono le 7:30, mi sono svegliata alle 7:15 perché il prete ha fatto suonare le campane e quindi di conseguenza con la finestra aperta in estate, d'inverno un pochino di più si sopporta, però d'estate si sente subito perché c'è il campanile proprio vicino. Mi sembrava di avere le campane in camera. Comunque vi lascio alla sigla e poi ci sentiamo, Intanto io rifaccio il letto, ragazzi. Che sonno! Se non c'erano le campane del prete, dormivo. Ma bene, mi ha svegliato la campana del prete, ragazzi. Oddio, è un po' buio, si sta insieme lo stesso, si chiacchiera uguale. Ma mi sa che mi tiro i capelli quando faccio le faccende, perché non ci posso stacco i capelli giù quando faccio le faccende. Ieri sono andate le sorelle bandiera col pidocchino piccino, amore della nonna. Sono andate a Grosseto insieme a Lorenzo, sono andate tutte e tre insieme, tutte e quattro insieme sono andate. Perché c'erano da comprare, siccome tra una settimana partono, vanno su nelle Dolomiti, io ho già l'ansia a palla, ragazze. Potete immaginare che ansia che ho io. Insomma, vabbè, tanto noi mamme, per chi soffre d'ansia come noi, cioè solo noi si capisce come si sta. Insomma, vabbè, dicevo, partono, vanno sulle Dolomiti, no? E quindi, oh mamma mia. E quindi nulla, sono già nel pallone io, ma nel pallone più assoluto perché ho una FIFA blu de Biagio, cioè una cosa parecchio lunga. Però vabbè, noi mamme siamo tutte così, perlomeno la maggior parte delle mamme è come me, io sono ansiosa da morire. Va bene, via, mi vado a lavare, mi sistemo e poi sono da voi. Benvenute nel mio cesso. Parlo piano perché c'è chicca che dorme. Mi metto un po' di questo profumino. Lo adoro, me l'ha regalato la mia amica Elena. Prima cosa da fare, tiriamoci indietro i capelli. Perché così se no, guarda che sembro. Non è che mi posso truccare tanto perché mi fanno un po' male gli occhi. Si vede che l'ho sforzato un pochino in questi giorni che l'ho truccato perché siamo usciti con l'allo la sera. Per cui io ce l'ho talmente delicati che mi lacrimano. Allora, metto anche un pochino di collirio. Questo qui, l'imidazil, insomma, che toglie anche questo rossore.
è un decongestionante. Ecco, qui si fa tutto con la carta igienica, eh. Proprio mi danno tanta noia. Allora, mi metto quest'acqua micellare che serve per attivare il siero e la crema che si vanno a mettere dopo. Questa è di Brochet. E tante persone mi dicono: "Beh, ma come fai ad avere la pelle così? Cioè, molto, molto liscia." Vabbè, c'è qualche macchiolina per l'età, però io ho la mia cosa di bellezza, la mia arma, che praticamente questa è un'antimacchia, e me la metto qui dove ho più macchioline dovute dal sole, perché è normale. A me d'estate che mi vengono queste macchioline, so, tipo lentiggini, non so come sono chiamate, ecco. Mi vado a mettere il siero, che mi piace tanto tanto. Scusate se parlo piano, però c'è la chicca, ancora sta dormendo, per cui oggi è domenica, la lascio dormire. Io da quando uso questi prodotti di Brochet mi trovo benone, proprio, proprio bene, e la mia pelle ringrazia. Allora, crema da giorno, questa è da notte, eccola qua, l'ho quasi finita, la devo ricomprare. Stasera arrivano anche i miei amici da Roma, quindi sono contentissima. Sono proprio contenta. Allora, contorno occhi. Questo qua lo sto usando in questo periodo, che è un detox per gli occhi, e ha delle sferette sopra, vedete? Queste sferette qui che servono anche a massaggiare. Ti fanno proprio un bel massaggio. Poi naturalmente vado a picchiettare in modo tale che assorba bene. Ok, asciugo tutto, faccio asciugare tutto. Come primer ce ne ho diversi che sono buoni. Ora sto usando questo di Brochet, che non contiene nemmeno tante cazzate. O questo qua della Puro Bio, mi trovo bene anche con questo. Altrimenti, se volete una cosa un pochino più artificiale, vi consiglio questo di NYX, che è buono anche questo, anche se è una cosa un pochino più artificiale, ecco, chiamiamola così. Però questo di Brochet ha il potere anche di illuminare il volto, quindi è bello perché vi dà l'effetto luminoso e d'estate, non ci sta male, ecco, diciamo così. D'estate diciamo che ci vuole anche. Allora,
Lavo la mia spugnetta, non lavo, la bagno. Con il fondotinta sto finendo questo di Brochet che è agli sgoccioli. E allora lo volevo finire perché prima di iniziare con l'altra confezione, ebbene, finì questa, insomma. Allora, come correttore vado a usare questo della NYX perché l'ho finiti tutti e quindi questo basta veramente un ruscino, come dico io, perché è bello peso come correttore e quindi... Mi basta veramente poco, poco, poco. Ok, cipria, questa è polvere libera di Brochet. Tamponare in modo tale da non creare un mascherone, proprio questa è molto leggera, crea proprio quel velo per togliere un po' di lucido del fondotinta, capito? Anche un po' di contouring con questa terra, anche questa di Brochet, che è quella doppia. Che serve a dare un po' di finta salute, come dico io. Da quell'effetto un po' abbronzato. Allora, facciamo anche un po' di contouring al naso. Ok. Questa di cipria invece, questa qua è It Style, si chiama, è per togliere la luce.
cioè quando sudate, vi va a tamponare il sudore senza. E si usa, ecco, nelle zone un pochino più critiche del naso, del mento e della fronte. Lo si è scordato gli occhiali. La testa non se la scorda mai, il mio marito. Seguendo la base della mia, io vado a ricreare questo effetto senza sconvolgerle tanto. Ecco, questa è la base che ho io, poi dopo le scurisco perché altrimenti. Non si vedono. Ok. Vado a prendere questo pot di Diego Della Palma e le scurisco un pochino e le fisso, perché se no la matita non ci sta. Con quest'occhio oggi sarebbe bene non far nulla. Lasciarli riposare. Ecco, è un pochino poi più lunga la cosa, però è molto semplice. Così, vi stanno lì fisse, non vi si sposta la matita. Volevo fare una cosina un pochino più leggera. Vi volevo far vedere la nuova collezione di crochet in edizione limitata, quindi non so se la ritrovate, ecco, ora come ora, se non l'avete già presa, perché finiva il 31 luglio. E io ho preso questi due, mi sono presa questi due illuminanti, ombretti illuminanti, aspettate, ecco, guardate, col nuovo packaging, sono favolosi, ve li faccio vedere aperti. Quindi non so se li trovate, ragazze, guardate come sono. Marmorizzato, che belle. E poi ho preso questi due rossettini, che anche questi sono la fine del mondo. Guardate, con il packaging nuovo sono bellissimi. Guardate, questo è un nude marmorizzato effetto ombré, e questo è un rosso marmorizzato, oddio, aspettate, anche questo effetto ombre, e a me piacciono tantissimo. Metto una cosina leggera, leggera, giusto per. Dà un pochino di luce agli occhi, così. Perché cerco di non appesantirli col fatto che. Guardate questo com'è.
Beh, vi metto lo zoom perché ne vale la pena, aspettate, ok. È una cosa delicata, però guardate che bello che è. Una cosa molto delicata, come tutte le cosine di Yves Rocher, però molto molto bella. Allora, siccome io ho questo problemino stamane, cerco di far così, senza appesantire nulla, e vado a sfumare un po'. Ecco fatto. Poi, questo piegaciglie è da ricomprare perché è ormai andato. Quello lì, Feel Stronger di Yves Rocher, anche se sui miei occhi, cioè, ci vorrebbe proprio il miracolo, perché comunque non le appesantisco proprio per questa ragione, perché appunto c'ho questo problemino stamani che mi lacrimano un pochino e mi fanno un po' male. Oddio, con questi capelli struffati sembro una pazza, però dai, va bene, ok. Per stamani va bene così. E sulle labbra, per dare un po' di colore, volevo usare questo di Make Up Delight, che è un lip moss, una mousse come è chiamata, però mi piace perché è molto delicata. Spazzolata a questi capelli, se no sembro una pazza. Ecco, e diciamo che io sono pronta, aspetto Hicca che si svegli. Eccoci in macchina, ragazzi. Oddio, non sono a fuoco, sì. Eccoci in macchina, stiamo andando, intanto andiamo là noi, poi viene la Dani con la Emily e l'Allo con quell'altra macchina. Ora andiamo a portare gli occhiali all'Allo, che come al solito se li è scordati. Eccola. Allora, Badia è tornata tutta la normalità, meno male, non c'è più quel disagio che c'era. Faccio vedere, torna.
tornato a splendere il sole, come si dice, dopo la tempesta che ci ha demolito mezzo paese. Comunque, ecco così. Eccoci arrivate, ragazze, guardate tutti i fiorellini, guardate questo quanto è bellino, gli scherzi della natura. Arancione, giallo e rosso, guardate che belli, vero? Guardate che nuvola, mandarini, E qua che era crollato tutto il muro, ora speriamo che vengano i muratori a sistemare tutto, perché ha fatto un bel lavoretto. Io ho una paura sempre quando passo qui nell'erba. Chicca! Ah, non ti vedevo. C'ho sempre paura, perché c'ho sempre paura che, madonna, sto sole ma c'è con questi occhi oggi mi fanno un male, deve essere qualcosa di allergia, perché vi spiego, mi cola anche il naso, quindi è una cosa di, appoggio qui, ragazze, di allergia sicuramente, perché non è possibile, cioè sia il naso che gli occhi, mi è toccato struccarmi tutta, proprio mi fanno un male becco, proprio. Allora aspettiamo il resto della comitiva e via. La mia patatina. Ora vi do soldi, Chi arriva? Amore! Eccola la mia barballina! Ma che hai preso? Che cosi, Betty? Che? Ce l'avevo! Te l'ho presi due. Roba. Che c'hai? Mamma, che bella che sei, sembri una farfalla. Mi dà noia. Dove? Non mi dà noia, ti ho detto giù, c'è la farfallina. La farfallina, mamma, che bella che sei. Oh, bella. Oh, bella, fatti un po'. Mi dai un bacino? Ciao, amore. Bacina la nonna, lo dai. Risistema lì che conta. Zitta, no. Sì, e se te pensi che sono buone queste, me la porto due volte. Aspetta, Emily. Guarda che stronzetta, Emily, aspetta un secondo. Sì. Okay. Eccoci, che ti punta, nonno, la bici che ti ha comprato il babbo? Lasci pure la mangi. Osse. Dai, che ti monta, nonno? La bici ti ha comprato il babbo? Ci sono le istruzioni? No. E questi paracosi che sono? Per le biciclette? Dovrebbero fare tipo da molle. Ah no, questi fanno. No, da molle. Quelli lì. Ti sei fatto, amore? I pizzica la cipolla. Qua che mamma ti sta dai, che nonno, se no la rismonta la bicicletta. È che non vuole mangiare niente sta bambina. Io boh. Qua. Ecco zia Chicca. Da-dan. Te lo metto nella... Tortelli con ragù di carne e quelli sono gnocchi, naturalmente non sono per me. Io mi sono già cambiata e mi sono messa comoda, così almeno sto più fresca. Va la pipì, Emily. Gli sta provando a levare il pannolone, vediamo un attimino. Che profumo, che fanno quei funghi. Vabbè, io ho le mie. Di cosine, ora ve la faccio vedere. Ancora vi faccio vedere. Eccola, questi sono i miei, quelli senza glutine. Che a differenza di quelli è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, ragazze, però. Così è la natura e così bisogna fare. Cammina su, amore, cammina con la bicicletta, dai! Lì ha retto tutto l'acquazzone che ha fatto, o ce l'ha rifatto te? Quello per far scolare l'acqua. Non l'ha fatto più? Ma qui non ha piovuto? No. Ah no, già era dopo. Patate e allora, piovuto dell'altro. E cipolle. Io mi mangerò le zucchine e le cipolle. Gnammi, gnammi. Niente, neanche una cosina. Ecco qua, secondo te. Gnammi, gnammi, ho preso anche le insalatine. Guarda, cetrioli, amore, sono freschissimi, cotti stamani. Mangio anche un bel po' d'uva. Amore, vuoi l'uva? Emily. Io mangio l'albicocca.
cacca. Amore, guarda Lupino. La bicocca. Emily, la cosa gliela monta, però non ci va. Non ci va perché ora fanno tutte queste bici così per l'equilibrio, senza rotine. Quando ero piccolina io c'era le rotine, era anche tutto. Ero piccina, e invece ora no. No. Ah, belline che sono. Emi! Senza è venuta la mia sorella, quindi siamo stati in un ti dovresti portare a Francia. Però queste sono belline, però a me non mi stanno, sì. No, questa è quella che ci venne giù. Cosa? Ma queste ci vanno messi i fantasmini, quelle lì proprio basse. Pari, sì. Sì, che sono qua giù, sono fatte così, sì. Che non si vedono. Ma non senza calze. Quelle mie, rovinano. Quelle città, può andare senza calze, con le calze, come gli pare. Quelle ho mangiato il gelato, ragazze, ho mangiato il gelato oggi. Ghiotta! Golosa, proprio golosa. Alla non ho più ripreso. Ghiotta. Non ho più ripreso. Dicevo della biciclettina così, gliel'ha montata Lallo. Allora, se la tiene qualcuno, lei ci va. Senza, non ci va. Perché nel triciclo si mette seduta, c'è il sedile così col culetto, e quindi va anche così con i piedi. Nella bici... poi c'è, ecco, nella bici non riesce a trovare ancora l'equilibrio, quindi ancora no. E quindi aspetteremo qualche altro. C'è un altro bambino che è più piccolo di lei nel paese nostro e lui va come un matto, ecco, però è un maschietto, quindi ci sta che sono più agitati i maschietti. Lei non ci vuole andare, no. Oi oi oi. Guardate che bella l'ortensia che avevo regalato al mio babbo, è tutta fiorita. Ce l'ha messo il coso, il legno qui? Sì, perché vengono i cinghiali a mangiare le nocciole che cascano e hanno buttato giù anche quel per farle cascare, si sdrusciano al tronco dell'albero e hanno levato anche il paletto. Guardala lei quanto c'ha da fare, quanto c'ha da fare. Io con questi sandalini non è proprio il massimo, però va bene, dai. Che fai, aiuti zia Emi? Ma con i sandalini, amore? Amore, in collo non ti ci posso prendere. Vieni da nonnina, vieni amore, vieni qua dalla tua nonna. Ah, io devo venire là da te? Amore mio, questa magliettina è bugiosina. Dove vai, Emi? Aspetta la nonna, da sola non puoi andare, perché è pericoloso, vero? Ma questa magliettina che c'è scritto, c'è un gelato, vero? Mamma! Dov'è mamma? Mamma! Ti pizzica? Ti sei pizzicata? Oh, porca miseria! Come abbiamo fatto? Perché c'è l'erbaccione, vedi se non vengono a tagliarla? Vieni e andiamo in bicicletta? In collo? Oh via, che sei grande! No, non sei grande? No. Ma dove vai? No, senza scarpe non ci si può andare, Bisogna mettersi le scarpe per andare in bici, sì? Oh no, amore, non ci vuoi andare in bici? Andiamo, dai! Saluti tutti, vado io? No! La mia figliola c'ha fiducia in me. Guardate che bellini questi pantaloni, sono con la retina, vedete? Che belli, La mia figliola c'ha fiducia in me, ragazze. Gli ho detto, dico, te la sposto io. No, mi ha detto! No, vieni qua da un bacino. Queste sono zucchine, gliel'ha date una signora alla mia mamma. Guardate che belle! Uno, a me me l'ha portata la settimana scorsa la mia amica Elena. Mi dai un bacino? No, un bacino glielo dici alle tate. Ciao, non ci vuole più. Ciao, tate, digli. Te lo dici, ciao. Ciao, ciao, digli, a domani. Eccoci pronti, mamma mia che sole davanti agli occhi, mi ha splashato, ragazzi.
ragazze, ma splesciando. Allora, stiamo tornando a Badia, io e la Chicca, Lallo con la Dani e la Mimma e la Emily sono andate di già. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci sentiamo domenica prossima. Ciao amori belli, ciao!